Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Fallout 3. Ci troviamo alla sede della stazione Galaxy New Radio per parlare con il DJ Treccani, che trasmette in tutta la zona contaminata. Quindi dirigiamoci subito da lui, sperando che non crashi niente. Io già ho settato il mio timerino e tutte Apri le porte cose. esterne. Quindi per ora facciamo questa missione. Allora, seleziona seguendo le sue orme. Però qui mi dice recupera il Fatman dal soldato morto della confraternita. Ok, dove cavolo è? Naturalmente non ce n'è stato bisogno per sconfiggere il supermutante, perché le armi dei supermutanti supremi sono veramente devastanti e quindi non ne ho visto l'utilità. Credo fosse questo. Dov'è? Ecco qua. Mi ha dato la missione? Sì. Ok, andiamo a parlare con Treccani. Allora, anche se lo sconfiggete questo supermutante come ho fatto io senza il Fatman, cosa che consiglio visto che avete i compagni e potete ucciderli, raccoglietelo ugualmente. Ok, qui cosa c'è? Prima di andare avanti, qua ci sono gli studi e poi ci andiamo. Voglio vedere se c'è qualche cosetta di utile, altrimenti andiamo avanti. Tipo qualche rivista, anche se oramai non servono più. Se cerchi Treccani, è di sotto. Fate così. Vediamo. Accendiamo la nostra lucetta. E pacchi di sigarette che non ci servono. Va bene. Ciao. Penso che tu abbia un po'. Qui c'è qualcosa che possa interessarmi. Prendiamo tutto. Va bene. Ok. Ok. Qui non c'è niente. L'abbiamo capito. Oh, frigorifero. Cosa c'è qui? Cose, cibo. Tutto bello inquinato, come piace a noi. Qualche rottami. Eccoli qua. Non le avevo mai viste queste cose. Armatura da combattimento che può servirci. C'è anche il letto. Premesso che questa è la prima volta che vedo questa stanza. Cioè, in tutte le mie avventure l'ho completamente skippata. Mamma mia, proprio. Si vede che questo è un gameplay totalmente diverso. Qui c'è una scala per giunta. Heavy Chase. Me lo chiamo in una maniera differente, ma vabbè, non cambia niente, ragazzi. Sono soltanto dettagli puramente tecnici. Però Bella roba, eh? in compenso abbiamo esplorato tutto. Ok. È un piacere andare a caccia con te. Ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Noi non lo conosciamo. E questo che luogo è? Non l'ho mai visto. Un attimo. Qui c'è sempre un rottame di ferro, sicuramente. Noi li raccogliamo e poi li andiamo a vendere. L'armatura metallica e il metallo. E non lo utilizzo quasi mai. Anche perché mi diminuisce l'agilità, infatti. Perdo il peso. Però il denaro prebellico ce lo prendiamo, che schifo non ci fa. Ok. L'armadietta vuota. Presumo che anche l'altro sia vuoto, ok. Buona vecchia pulizia. Non c'è niente di paragonabile. Andiamo negli studi. Vediamo adesso di incontrare questo famigerato Treccani. Qui invece possiamo rubare. Stranamente. Ok, qui dove si va? Ok, Dupont Circle. E sarebbe interessante andarci perché è un'altra zona che mi interessa visitare, non solo per i libri ma anche per completismo. Allora, salviamo qui. Un'occhiata alla tua faccia dice tutto.
Ti starai chiedendo chi diavolo sia questo tipo e perché dovresti stare a sentirlo. Lascia che ti illumini. Sono Treccani. Faccio il disc jockey e racconto la verità. Sono a capo della migliore radio della zona contaminata. Wow. RC News Radio. E tu? Beh, so chi sei. Si dice che hai lasciato quel Volt per attraversare l'ignoto. Proprio come il caro vecchio papà. Hm? L'ho già incontrato. Qual è il senso di quella presentazione spettacolare? Oppure, porca vacca, tu sei quel tipo della radio. Faccio... Sì, colpevole come da accusa. Di solito non mi espongo in pubblico in questo modo. È bello sapere che qualcuno ti sta ascoltando. Ti permette di continuare sulla strada della buona battaglia molto più facilmente. La giusta causa cosa significa? Immagina un quadro, ok? Un quadro della zona contaminata della capitale. Tutti quei mattoni e quelle rocce. Un gran mucchio di niente, eh? C'è gente là fuori che riesce a stento a tirare avanti giorno per giorno, lottando per sopravvivere e per costruire qualcosa di ciò che ha lasciato. Ma a quel punto arriva ogni tipo di merda. Schiavisti, supermutanti, predatori. Tutti vogliono una fetta di torta, anche prendendola con la forza. Quindi combatti la buona battaglia con la tua voce su Galaxy News Radio. Santa merda! Sei tale e quale a tuo padre. Tu sei sveglio come tuo padre. Allora mio padre ha 7 in intelligenza e di più. Causa, non ci sarà bisogno di spiegarne il significato. Continua per la tua strada. Come hai saputo che stavo cercando mio padre? Oh, andiamo. Tu sei l'immagine sputata di quel tipo. Lui è stato qui prima e tu sei qui ora. Non ci vuole un genio per capirlo. Tu vuoi trovare il tuo papà e il caso vuole che la sua posizione sia nota al sottoscritto. Non è vero, perché io so dove si trova mio padre. Di più, dovrai contribuire alla buona battaglia. Però siccome voglio fare qualche missioncina per livellare, facciamolo. Qualsiasi cosa possa aiutarmi. Allora, facciamo... Ho il nome e il talento, ma quello che non ho sono persone che vadano in giro a fare le cose di cui ho bisogno. Tipo i papponi. Certo, la confraternita veglia su questo posto, già. Ma è tutto quello che loro possono fare. Galaxy News ha bisogno di gente attiva che vada in giro in questo mondo selvaggio e confuso per porre fine a questa merda. Allora, ci stai? Ovvio. Tu vuoi trovare il tuo papà. E il caso vuole... L'ho capito. È stato qui, a Galaxy News. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Va bene. Se vuoi saperne di più... Dovrai contribuire alla buona battaglia. Vediamo se la vinciamo. Beh, tuo padre è una specie di scienziato. Una specie di cervellone o qualcosa del genere. Veramente pensi che una volta trovato lui ci aiuterà nella nostra causa? So che lo farà, gli viene sempre detto di fare ciò che è giusto. Quando tuo padre è passato di qui, abbiamo trascorso molto tempo a parlare di parecchie cose. Ha menzionato qualcosa di scientifico che per me non aveva senso. Qualcosa riguardo a un progetto purezza. Ha detto qualcosa su una visita alla dottoressa Lee a Rivet City. Poi se n'è andato di fretta. Va bene. Hai mai sentito parlare di Rivet City? Wow. Soltanto wow. Beh... Un sacco di cervelloni si riunirono per trasformare una porta aerei a... Vabbè. Segui il fiume verso sud. Non puoi sbagliare. Va bene, però siccome noi non ci va di andare a fare direttamente la quest principale, adesso ci faremo qualche bella missioncina che non ci appizza un cazzo. Il letto però lo posso utilizzare, stranamente. Non hai qualche rivista porno qui dentro? Vediamo, vediamo se troviamo qualche cosa. Se c'è qualcosa. C'è un libro della scienza che non ci serve, visto che abbiamo già la scienza al massimo. Vediamo di cosa ha bisogno. Dunque sei tornato. Ottimo. Vediamo. Ok. Oh, andiamo. È con tre carri. Vediamo che, stai che missione ci affida. Io poggio l'orecchio a terra e sento arrivare i carri. Ma se ti serve un aiuto...
Ok, no, vabbè. Sento molte cose. Parecchie sono inutili, ma qualche volta qualcosa si insinua fino a... Consideralo il tuo giorno fortunato. Si dà il caso che abbia appena saputo dove si trova un vecchio deposito di armi militari ancora Se dove intatto. penso io ci Se sono vuoi già saperne di stato. più, dovrai contribuire alla buona battaglia. Farei qualsiasi cosa. Bene, perché non sarà facile. Galaxy News Radio è la mia bambina. La amo, la nutro, la tengo pulita. E Ma c'è adesso un ci chiederà di problema. mettere un Nessuno ripetitore. al di fuori di Washington può sentirla piangere. Sai, qualche supermutante decerebrato ha pensato che fosse divertente sparare a quella cosa rotonda scintillante sul Washington Monument. Capisco dove questo conduce. Diamine! Quella cosa scintillante era il nostro ripetitore. Ora sembra una groviera. Senza di esso il nostro raggio di trasmissione è molto limitato. Certo, la fabbrica che ha prodotto le parabole del ripetitore è ormai andata, rasa al suolo. Stando così le cose, non rimedieremo mai più quel pezzo. Se... No, vabbè, facciami i È buoni. pericoloso, non ti mentirei mai. Ma c'è qualcosa in fondo ai tuoi occhi che grida: sono io che posso fare questa merda. Anche tuo padre aveva lo stesso sguardo negli occhi. È per questo che Treccani ti aiuta. Bene, come posso essere Uno d'aiuto? dei ragazzi della confraternita che è passato di qui ha detto di aver visto una parabola in uno dei vecchi musei di DC. È la parabola del modulo di atterraggio lunare Virgo 2 del Museo di Tecnologia. Voglio che tu la prenda e la porti al Washington Monument per sostituire quella rotta. È tutto qui. Affare fatto, facciamolo. Certo, io so come procurarmeli. Stai per rappresentare la miglior cosa che sia capitata a Galaxy News da molto tempo. Se avessi bisogno di maggiori informazioni... Va bene, non ci serve sapere nient'altro, basta andare lì, rubare questa parabola e siamo tutti contenti. Qui cosa c'è? Qualche rivista, non la troviamo? No. Allora, dobbiamo andare al museo di tecnologia, prendere sta parabola e... Ciao. È una cazzata allucinante. Adesso ci ha aperto questa porta, vediamo dove conduce. Vediamo, vediamo, dobbiamo esplorare. Qui, ma a noi interessa andare. Perché mi indica qui? Facciamo le missioni di Galaxy New Radio. Dobbiamo andare qui sotto, è una cazzata. Proprio detto papale papale, lì ci sono i nostri compagni. Intanto loro combattono e noi tipo qui a cercare di capire dove minchia andare. Allora, qui c'è una stazione. Ma non credo qui ci sia qualcosa di utile. Ma adesso noi andremo lì a fare questa missione veloci veloci. Non è difficile. Però il luogo è abbastanza grande e quindi perderemo un po' di tempo. Sì, però non capisco. Il museo di tecnologia è qui, giusto? Trova il museo di tecnologia. Ma vaffanculo, io già l'ho trovato. Facciamo così, ragazzi, veloci, senza perdere tempo. Già abbiamo perso troppo tempo in chiacchiere con quel coglione. No, quello a tre no, mi serve soltanto quello a uno. Cioè, oramai l'occhio è abituato a... Ok. Possiamo entrare a posto di fare... Cazzone qui. Entriamo qui e andiamo a cercare questo bellissimo. Vabbè, questi sono quelli scarsi. Quindi. Ed è morto. Perfetto. Qui si trova la parabola. Naturalmente c'è molto da esplorare. Quindi noi esploreremo tutto con molta calma. Non è che sia così pesante
pericoloso. Basta stare attenti alle solite cazzate e siamo a posto. Però dovrei svuotarmi. E vabbè, lo faremo dopo. Vediamo. Il fatto è che qui ci sono armi interessanti e non voglio perderle. Almeno spero ci siano armi interessanti. Ok, qui non mi serve nulla, qualche terminale, vabbè, qualche cazzata. Facciamo un giro come al nostro solito, prendiamo almeno le munizioni, le prendiamo perché sono l'unica cosa che non dà peso e ci aiutano. Ok, lì c'è un terminale. Ok. Qui il virus che ha colpito il computer centrale FE, modello Archetype, a causa di un attacco oscuro è stato finalmente localizzato e identificato dal nostro gruppo di ricerca, ok. L'infezione è stata ok. Voce di registro. È ora aperta, qui parla del Virgo 2. Voglio ringraziare tutti, va bene. Va bene. Andiamo alla terza voce. Li skipperò velocemente, però vi darò la possibilità di leggerli. Delle acquisizioni del 2078. Ok. Progetto futuro. Armatura atomica T45D originale. Prototipo pistola laser. Va bene. Qui c'era una quest veramente seccante, però non ricordo quale fosse. Va bene. Ok. Qui c'erano dei terminali da sbloccare. Qui ci sono per esempio descrizione dello Stealth Boy. Questo è il dispositivo personale di Stealth Boy modello 3001, sviluppato da... Va bene. Lo Stealth Boy genera un campo a modulazione che trasmette la luce riflessa da un lato di un oggetto all'altro, rendendo chi lo porta quasi invisibile a occhio inesperto. Ma glielo lascio qui, che ci facciamo di uno Stealth Boy. Qui cosa c'è? Fucile dal salto che non vediamo. L'aereo in alto è l'originale Wright Flyer 1 progettato dai fratelli Wright il 17 dicembre del 1903 a Kitty. Va bene. Il velivolo esegue il suo primo volo di 12 secondi, coprendo una distanza di soli 120 piedi. Questa è una cosa importante. Ok, qui c'è un altro terminale. Vabbè, qui c'è di tutto, però dobbiamo adesso leggere questo numero 000, però prima leggiamo qui. Vabbè, qui ci sono tutte le cazzate, quello che c'è, non mi va nemmeno di perderci tempo. Vi do il tempo per leggerlo voi se volete. Ok. Qui c'è quello di robotica. Poi aviazione. C'è di tutto, c'è di tutto. Ah, qui l'antico P-51 Mustang, lo troveremo ragazzi, a Rivet City. Allora, poi vi dico un'altra cosa, la Lockheed Reed. No, ti fermi? Queste cose dovete saperle. Sponsorizzato dalla Lockheed Industries. Allora, la Lockheed è una casa realmente esistente nel mondo dell'aviazione militare e civile, però non si chiama Lockheed, si chiama Lockheed Martin. È famosissima per aver creato i motori degli F-22 Raptor e di tante cose, tanta roba. Questo se non le sapevate, vero? Perché voi non le sapete se non ve le dico io. Va bene, andiamo indietro. Allora, qui voglio salvare. Faccio un salvataggio normale perché qui c'era una quest. Sto facendo milioni di salvataggi. Eventi speciali.
Grazie alla generosità della Voltec, va bene, va bene. Voi stoppate e leggete se volete. Armatura atomica. Perché ogni riferimento sono naturalmente i nomi storpiati. Per esempio la Korvega e la Chrysler, però vabbè. Queste cose, se le sapete, quelle sono facili. Va bene. Lezioni sulle guerre nucleari. Va bene. Cazzate. Biglietti del planetario. Va bene. Tutte cazzate. Ok. Gigantomax. Va benissimo. Ci sono veramente così tanti riferimenti, ragazzi, che ce n'è per tutti. Coloscopia. Va bene, adesso andiamo al numero 000. E là, Jiggs, ho finalmente trovato un ottimo posto in cui lasciare la tua parte di bottino. È stata dura arrivare qui, ma ce l'ho fatta. Ho lasciato i soliti indizi sparsi sui vari terminali informativi presenti qua. Il sistema di sicurezza del loro computer è uno scherzo. Completa la sequenza e avrai un via libera, ma non fare errori, altrimenti il sistema ti chiuderà fuori. Ci vediamo più tardi nel solito posto, quindi... Bottino del Museo di Tecnologia. Lo troveremo nei terminali di informazioni. Non è difficile, però io per sicurezza ho fatto quel salvataggio appunto per evitare tutti i problemi legati e non. Così almeno poi terminiamo il Museo di Tecnologia. Visto che abbiamo un livello di scienza pari a 100, oramai siamo a posto, ragazzi. Non ci serve più di tanto. E io vorrei andare proprio a vendere alcuni oggetti. Qui hanno rotto il cesso. Via. Ok, bagni non ci interessa. Apriamo la porta. Qui si sale, ma attualmente non ci interessa salire. È meglio... Ok, qui non credo ci sia niente. Ok, dobbiamo cercare lo 001 adesso. Vediamo, vediamo. E ho perso metà vita contro i supermutanti. E vabbè. Vorrei procedere in furtivo, ma non vorrei annoiarvi troppo. E questo è il motivo per cui sto velocizzando. Ok, qui dovrebbe trovarsi un altro terminale. Perfetto. Va bene. Manutenzione del museo, leggetelo voi. Va bene. Ok. Io, come vedete, vi do la possibilità di leggerlo. Io può darsi che li leggerò dopo quando vado a renderizzare il video. Quando vado a montare tutto, poi lo comincerò a leggere. Cosa che farò, perché poi devo controllare il video e tutto il resto. Voi invece avete la possibilità di stoppare sti cazzi. Lo svantaggio di registrare è questo, ragazzi, che... Voi avete la possibilità di leggerlo, io no. Perché altrimenti qui... Mille minuti. Ok, intanto sblocchiamo questa... torretta, veloce, veloce. Veloce. Ok. Voglio vedere adesso cosa attiva. Adesso la torretta elimina tutti i nostri nemici, dobbiamo soltanto aspettare, quindi... Fatto. Si sono eliminati a vicenda, ma adesso possiamo disabilitarla e poi andare a distruggere la torretta manualmente. Ok, qui non c'è più nulla, possiamo andare avanti. Allora, è stato bene iniziare da qui perché almeno possiamo seguire un'altra strada. Andare belli spediti. Ecco, qua altri 15 di esperienza. Bandiera della USS Able Atoll. Va bene. Va bene. Inventori poco noti, un attimo.
Lincoln Mara, figurati, dei più sottovi inventori americani. Nastro adesivo, registratore di cassa, parchimetro. E il bello è che sono tutte cose vere, cioè uno dice vabbè so cazzate, no no, no so cose vere. Ok, un altro terminale. Dobbiamo adesso cercare soltanto lo 002, qui non ci interessa. No, non c'è niente. Però fortunatamente io già vi ho dato la possibilità di leggere tutto e quindi siamo a posto. Ah, questo è bellissimo, adesso lo andremo a vedere. Qui fanno vedere il Vault. Tipo un giro turistico. Stellboy già visto. Ok. Cioè stiamo andando bene perché già stiamo cominciando a esplorare le prime zone che sono quelle meno trafficate, tra virgolette. E qui c'è il tour guidato per il Volt. C'è una cosa che mi piace di Fallout 3 a differenza del 4, che bene o male i dialoghi, anche se non coincidono con l'audio, non si bloccano come sul 3. Qui proprio vi fanno vedere tutto. Le nostre luci Simul Sol, cioè spettacolo. Le sezioni abitate fanno uso del nostro Qui rivoluzionario è sistema veramente fatto bene, cioè per un gioco così vasto ci sono delle zone belle dettagliate che ti spiega tutto questo titolo. Revolution needs, va bene. Per un futuro incerto. La rivoluzionando il futuro. Nell'improbabile eventualità che il pianeta vada distrutto, sarei felice di sapere che la tua famiglia sarà al sicuro in un Voltec. Poi usciamo dal Voltec. Che cazzo c'è fuori? Niente. Andiamo all'ala ovest. Abbiamo esplorato l'ala est. Il Vertibird. È un veicolo a decollo e atterraggio verticale, con fusione colare estremamente resistente, può essere attrezzato con diverse armi offensive e difensive. Del veicolo più avanzato nel suo genere mai sviluppato finora, l'esercito spera di riuscire a farlo entrare entro il 2085. Naturalmente, come mai ci sono questi veicoli? Perché progetti segreti sono stati portati avanti. Ma comunque, questo veicolo rappresenta un veicolo modificato di un modello attualmente esistente, l'Osprey. Cercatelo su internet e lo troverete. E non trovo più altri. Eccolo qua, numero 2. Ah, perché qui abbiamo la cosa di. Allora, un attimo, salviamo perché qui dovete salvare e trovare il consiglio giusto. Errore. Voi che fate? Ricaricate. Fate così, è l'unico metodo. Errore. Carichiamo. Io parto sempre dall'alto verso il basso e non è difficile. Numero 2 confermato. Sono richieste altre 3 conferme. Quindi non appena vi dice richiesta confermata, andate avanti. Mi aspettavo di peggio, ecco perché ero un po' seccante. So che molti penseranno, ma perché utilizzo un'arma così scarsa? L'importante. Anzi, facciamo una cosetta, visto che avete ragione. Ok, qui cosa c'è? Razzo Delta 2. Eh no, ma qual è il razzo Delta 2? Il razzo Delta 9.
È stato l'ultimo razzo con equipaggio umano che ha portato i nostri coraggiosi astronauti sulla Luna. Il Delta va bene. Sempre le solite cazzate. Ok. C'è proprio di tutto, vi spiega di tutto e di più. Vabbè, alcune cose sono cazzate. Accendiamo tutte le luci. Mostra se c'è un equipaggio. Un attimo, un attimo. Ok, almeno così l'abbiamo acceso, è più carino. Intanto io mi faccio un bel giretto perché mi sta piacendo questo. Non mi aspettavo di divertirmi così tanto qui dentro. Anche una Quantum. Sono rare, ragazzi, ma si trovano. Intanto io bello con calma mi faccio le mie cose qui. Va bene, c'è qualcosa di importante a parte qualche. No, sulla lavandini non ci serve. E devo dire che ragazzi, questo nuovo formato d'onora a me piace di più. Vi spiego il motivo. Riesco a registrare meglio, però qui non ci dobbiamo andare, dobbiamo scendere. Perché posso giocare con più tranquillità. Non devo avere fretta di controllare ogni minuto il problema. Il programma di registrazione, evitandomi spiacevoli crash. Oppure crash del gioco. Ragazzi, ognuno ha il suo modo di dire certe parole. Fino a quando non dice puttanate. Vi prego, ditemi che è il 3. Un po' di fortuna. Sì, numero 3. Stessa cosa di prima. Partiamo questa volta dal 113. Sono stato. Quindi è l'ultimo. Richieste 3 confermate. Ok. Ce ne manca un'altra, credo, richiesta. Quindi fatemi sapere invece se a voi piace questo mio metodo di registrazione di. O meglio, questo nuovo format del video. Cioè una durata per un titolo come Fallout di un'ora. Per me è buona. Esistono tante serie TV che fanno video da 45 minuti, quindi. Perché no? E qui si trova la nostra parabola. Oh cazzo, un super mutante supremo. No. Adesso faremo una cosa. Innanzitutto voglio la mia pistola a dardi. Questi sono i più pericolosi. Io gliene sparo sempre due di dardi. Male non fa, ragazzi. Adesso, shish kebab. Ah, avete visto? Già con un colpo ci ha quasi devastato. Ma non è un problema. Adesso ci curiamo. Ma io devo cercare di fermarlo qualcosa. È un po' pericoloso. Però poco. Allora, perché mi miri il cane? È il mio alleato. Se riesco a fargli partire il braccio. Ok. Distruggendogli le braccia, ragazzi, gli fate cadere l'arma e ve la prendete voi. Fortunatamente lui se l'è messa. Allora, poteva attaccare direttamente l'arma e distruggerla. Però, visto che sono armi abbastanza rare, preferivo fare queste. Adesso ho un fucile laser a triplo raggio con 71 di danno.
E poi ci attacca il pezzente di turno. Con un'arma ridicola. Ma muorici, stupido. Qui si trova la nostra missione. Prendiamo la parabola. Non so dove se l'è messa. Mi ricorda il fatto quando su Dark Souls 1 prendiamo, ci danno il ricettacolo del Lord. Poi lo andiamo a posare nell'abisso. Nell'abisso, non ricordo manco come cazzo si chiamava quel posto. Ed esce tipo sta scodella così. Ma intanto giriamo, vediamo cosa c'è di importante. Qui c'è un altro sistema torretta che prontamente attiviamo, anzi disattiviamo, tanto non ci serve. Vediamo se si sparano fra di loro. Va bene. Prima chiave necessaria, vediamo qui cosa c'è. Che culo, proprio a primo colpo. Bollettino sulla sicurezza numero 1. Ci ha concesso in prestito alcune delle sue preziose armi antiche per la mostra di armi da fuoco che verrà allestita nell'atrio. Ok. Quindi c'è qualcosa di importante. Va bene. Leggeteli voi, sono tutte stronzate. Ah, devo trovare i terminali informatici, quindi. No, 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 tranquillo, è soltanto una. Guarda, già si incazzano per una semplice torretta. A posto, non c'è più, non c'è più. Manca allora un altro terminale, siamo a posto. Io l'unica cosa è che su Fallout 3 New Vegas non amo tanto, ma più sul 3, è il fatto che debba ricaricare ogni secondo. Ah, qui c'è il P51 Mustang, ma quello completo lo vedrete a River City. Ok, andiamo qui. C'è un martellone, ma non ci serve, anche se abbiamo quello unico a casa, ergo non ci serve. No, già fatto. Ah, da qui si torna indietro, ottimo, ottimo, importante, così almeno. Ma l'avevamo visto questo? Ce ne manca uno solo, ragazzi. E giriamo, tanto ancora non abbiamo girato tutto. Però sappiamo già dove è la cassaforte. Potremmo anche uscire, ma facendo il giro. Ma non ci serve, perché adesso noi qui troveremo il terminale. Ecco, questa è l'unica cosa che io non amo di Fallout 3, infatti. Dalle prime annotazioni storiche, l'uomo ha manifestato un Cioè, insaziabile guardate desiderio di che conoscere carino. l'universo. Al di là del livello di dettaglio grafico, però. Ora un attimo. Abbiamo le armi. Ricarico. Cioè ogni volta devo fare questa manfrina di ricaricare tutto. Va bene, qui ci spiegavano un pochettino le cazzate planetarie. Qui dovrebbe esserci qualche libro. No. Qui c'è il terminale. Interrompi lo spettacolo, non mi va. Va bene, non perdiamo troppo tempo.
Qui cosa c'è? Terminale del planetario. Steampack. Una quantum utile per fare poi la granata. Difficile. Voglio utilizzare il mio vecchio metodo, che funziona al secondo tentativo. Fucile d'assalto, granata e impulsi. Munizioni, lanciamissili e missili, ma non ci interessa. Sblocchiamo anche questo. Sti cazzi, veloci veloci, così. Ok. Qui cosa c'è? Già visto, a inizio gameplay, sono le stesse cose. Mi aspettavo qualche libro, però vabbè. Non che mi servano così tanto, però vabbè, dettagli, sono dettagli ragazzi, divertiamoci così. Munizioni mie, grazie. Quindi non appena troviamo l'ultimo terminale. Avventure spaziali. Avventure spaziali, vediamo. 8 avventure spaziali tutte per voi. Giove è 1000 volte più grande della Terra. Ok. 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 Va bene, c'è sempre da imparare pure da un videogioco, cazzo. Eppure sono sicuro che istruendo le persone tramite il mondo videoludico si otterrebbero veramente tantissimi risultati. Ma più che altro perché è un modo divertente e non noioso, non per altro. Sarebbe spettacolare. Va bene. Arriviamo al set. Voi potete stoppare e ve le leggete tutte con calma. Yeah, 3 volte il Monte Everest, sti cazzi. Andate io a vedere la professoressa di astronomia. Professoressa, ma è vero questa cosa? E poi lei vi dice, come cazzo fai a saperle? E vedete la professoressa che googola soltanto per trovare la solution. Ok, ma a noi ce ne manca uno di questi. E come facciamo? Allora, il 2 è confermato. Quindi saranno tutti qui, almeno credo. Vediamo, vediamo. Non credo sia così difficile. Però sarei in uno di questi terminali. Ma... preferisco controllarli un per uno, non succede niente. Maledizione. Volete dire che mi sono perso? Forse dovrei ritornare all'inizio. No, però l'abbiamo trovato, numero 3, forse la prima è quella che si trova all'inizio. Ma facciamo, se torniamo indietro, vediamo cosa troviamo e poi andiamo a completare la missione. Tanto il video terminerà con la consegna di questa parabola. A 3 cali, anzi no, scusatemi. La missione non termina così, il problema qual è? Perché adesso... allora io voglio andare qui e ripartire dall'inizio, perché ci sono soltanto 3 terminali. Uno è qui. Ecco, dovete fare il primo, il secondo e il terzo. Ok, proviamo questo. Bel lavoro, Jiggs. Sapevo che avresti ricordato i bei vecchi tempi. Il bottino si trova nella cassaforte dell'ufficio della sicurezza nell'area superiore dell'area occidentale. Usa il terminale che troverai lassù per avere l'accesso. Goditi della tua parte, collega. Te la sei meritata. Incontriamoci nella vecchia trattoria fuori dalla stazione di Jury Street. Ci vediamo. Ah, e questo lo so. No. Se non sbaglio, tramite questa quest si ottiene un fucile unico. E adesso una parola andarci dall'altra parte. Seccatura.
Vabbè, ci rifacciamo il volto. Vediamo, vediamo. Potete aprire il volto, grazie. Leggete ragazzi, perché adesso lui mi ha detto Jury Street. Io fortunatamente già so dov'è. Quindi adesso noi cosa facciamo? Prendiamo la ricompensa e poi andiamo a vedere che cos'è. Che cos'è? Fortunatamente possiamo anche scendere da qui, fare veloce così. E sti cazzi. Già siamo arrivati. Abbiamo già deforestizzato tutto, cioè non c'è più niente qui. Credo sia qui, almeno credo. Sì. Lì c'è la cassaforte. Facile, facile. Sbloccare. Chiavi dell'armadietto con le armi che già abbiamo sbloccato. È soltanto questo? Vabbè. Preso, preso. Però la cosa importante è che lui ci dice, dobbiamo incontrarci a tale posto, a Jury Street, prima di noi terminare completamente tutta la missione, perché adesso ci chiederanno di andare a piazzare questa telecamera in colonia. Dobbiamo fare un bel po' di cose, voglio vederci chiaro almeno prima di fine video. E ci sono tante cose che dico di fare nel video e poi non le faccio, ma le faremo piano piano. Adesso la missione cosa ci dice? Dobbiamo andare al Washington Monument, che altri non sarebbe da quel lato, e piazzare la cosa lì. Ma non lo faremo ora. Andiamo a Jury Street, tanto per avere un'idea. Perché io ricordo che c'ero stato. È una parola andarle a trovare qui. Allora, Jury Street dovrebbe essere. Eccola qui. Vi ricordate, ci avete detto, incontriamoci qui. Nel vecchio coso abbandonato. Con uno scheletro che sta ballando. Non so da quanto sto registrando, però va bene. Diceva di incontrarsi qui. Veramente strana questa cosa. Ma qui noi già ci siamo passati, ergo non è che. Aspettiamo 24 ore, sapete com'è. Non si può sapere mai quello che ci capita. Ci Allora, vediamo, vediamo, esploriamo. È una guida, ragazzi, dobbiamo provare tutte le possibilità. Io non dico di conoscere al 100% Fallout 3, se ne conosco veramente poco. Io per sicurezza entro qui, qualche cosa ce la trovo. Tostapani. Qui ci sono soltanto predatori. La spara che è uno spettacolo. Cosa ci manca? La luce pilota. Oh, che sfortuna. Un attimo, ci manca la luce pilota. Eccola qui. Rapidi e veloci. Cioè, però male già posso. La granata nuca è spettacolo. Cosa serve? Nucola, lattine, trementina e detergente Abrax. Ora so cosa serve. E a parte questo non credo ci sia altro. No, 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 non voglio perdere tempo. Vediamo, ci facciamo. Controllo da quanto sto registrando, ragazzi, e vediamo se ci conviene andare al Washington Monuments. Allora ragazzi, non ce la facciamo, già ho registrato 50 minuti, poi il problema no, non è tanto dell'hard disk che regge benissimo, lì c'è qualcuno, il problema sapete qual è? Che poi quando vado a caricare il video perdo troppo tempo, allora vi faccio un esempio, per caricare un video di Fallout 3 di Fallout 4 di un'ora ci perdo veramente tantissimo. Non cerco problemi, ne ho voglia di parlare. E allora non sei tu quello che cercavo. Quindi ragazzi, non ce la faremo mai. Cioè, anche se volessi.
Non potrei. Già è tanto che mi sono divagato così. Quindi vediamo se qui c'è qualcosa e poi. Ma non credo. Il problema è proprio la mia rete con cui non posso caricare più di tot video. Qui c'è qualcosa. Non c'è nulla. Allora ragazzi, termino qui questo video. Nel prossimo video andremo al Washington Monuments. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo passato una bella oretta insieme. Avete visto il museo di tecnologia. E investigherò su questo fatto di Jury Street. Perché ricordo che qui si trovava un'arma unica. Non so, forse un fucile. AK-47 unico. Ma va bene. Noi ci vediamo col prossimo video. Alla prossima. Ciao a tutti.